E allora proseguiamo il nostro speciale lezioni con le altre interviste ai candidati a sindaco di Siena. Per chi si fosse messo in ascolto ora, ricordiamo che abbiamo rivolto a tutti e cinque i candidati le stesse tre domande su diritti e servizi che riguardano il mondo LGBTQ, per capire che tipo di impegni vorranno prendere per la città. Dopo aver ascoltato Franco Cecuzzi e Alessandro Nannini, mentre ricordiamo che Gabriele Corradi non ha dato la sua disponibilità, proseguiamo con Michele Pinassi. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie per l'ospitalità. Il 23 maggio la Camera sarà chiamata a votare la proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Nel caso in cui non venisse approvata, e se lei dovesse essere il futuro sindaco di Siena, si impegnerà a promuovere iniziative a sostegno della legge, come la mozione approvata dai consigli comunali di molte altre città d'Italia? Su questo argomento trovo che sia assolutamente doveroso che la Camera approvi questo disegno di legge, alla pari di altre aggravanti come l'aggravante razziale, l'aggravante per quanto riguarda le aggressioni omofobe è assolutamente doverosa e un segno di civiltà. Per cui nel caso ci fosse la fortunata possibilità di sedere sullo scranno più alto dell'amministrazione comunale, indubbiamente faremo il possibile per attuare tutte quelle norme, al pari di come hanno fatto altri comuni italiani, contro le discriminazioni e i reati ricondotti all'odio omofobo. Da parte sua c'è la volontà di realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi legati all'omosessualità e all'omofobia e quella di mettere in campo servizi concreti per la comunità LGBTQ? E in tal caso, quali servizi si impegnerebbe a garantire da subito? Innanzitutto ritengo assolutamente doveroso garantire i principi inviolabili di ogni essere umano, tra cui il rispetto, a prescindere dalle proprie convinzioni e preferenze, in questo caso preferenze sessuali. Per cui dal nostro punto di vista c'è una totale disponibilità per attuare tutte quelle norme e attività che si rendessero necessarie per migliorare l'attuale situazione. Ecco, per cui sì, senza dubbio. È favorevole all'istituzione del registro delle coppie di fatto, di un certificato unico di famiglia che comprenda anche le unioni omosessuali e possa permettere l'accesso ad alcuni servizi, come ad esempio la graduatoria per gli alloggi popolari o altri benefici di competenza comunale? Su questo noi prendiamo spunto da quello che sono i principi fondamentali del nostro movimento, ovvero la democrazia diretta. Per cui riteniamo doveroso che a fronte di una imparziale e corretta campagna di informazione siano i cittadini senesi a pronunciarsi in merito. Mi duole comunque sia constatare che in Italia e a Siena probabilmente non c'è quella maturità sociale per arrivare ad una dimostrazione di civiltà così ampia. Tuttavia noi faremo il possibile perché vi sia innanzitutto una corretta informazione. Ringraziamo Michele Pinassi e ascoltiamo adesso la candidata Laura Vigni, che risponderà anche lei alle stesse domande. Buonasera. Buonasera a voi. Il 23 maggio la Camera sarà chiamata a votare la proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Nel caso in cui non venisse approvata e se lei dovesse essere il futuro sindaco di Siena, si impegnerà a sostenere iniziative a sostegno della legge come la mozione approvata dai consigli comunali di molte altre città d'Italia? Sì, mi dispiacerebbe veramente anche a me moltissimo se questa legge non fosse approvata, perché ne condivido appieno la sostanza e soprattutto lo scopo, perché credo che proprio stabilire per legge è un compito delle istituzioni, per stabilire dei valori che debbano essere rispettati da tutti. Quindi io eventualmente, nel caso fosse necessario ricorrere ad una mozione, sicuramente la porterei in consiglio comunale. Da parte sua c'è la volontà di realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi legati all'omosessualità e all'omofobia? E quella di mettere in campo servizi concreti per la comunità LGBTQ? E in tal caso, quali servizi si impegnerebbe a garantire da subito? Innanzitutto, sicuramente credo che bisogna ampliare, non so se già sono state fatte, campagne in ambito scolastico, perché la sensibilizzazione sul rispetto delle differenze credo che vada fatta partire per primo proprio dai ragazzi, dagli adolescenti, dove si manifestano invece manifestazioni sgradevoli di facili razzismi o separatismi. Ecco, quindi i giovani dovrebbero essere un terreno privilegiato per queste campagne. Potrebbe
dovrebbero essere organizzate anche conferenze per affrontare tematiche che hanno bisogno di maggiore approfondimento. Per quanto riguarda i servizi concreti, ora io innanzitutto mi metterei a confronto con le vostre associazioni per sapere quali sono le cose, le necessità più avvertite. Per quanto riguarda la mia esperienza, potrei prevedere assistenza specifica in ambito sanitario, per esempio, o in ambito legale, però ecco, veramente mi vorrei confrontare con le associazioni per corrispondere e corrispondere alle esigenze che verranno manifestate e confrontarmi insieme a voi. È favorevole all'istituzione del registro delle coppie di fatto o di un certificato unico di famiglia che comprenda anche l'unione omosessuali e possa permettere l'accesso ad alcuni servizi come ad esempio la graduatoria per gli alloggi popolari o altri benefici di competenza comunale? Dunque, io ho già fatto una dichiarazione pubblica all'inizio della campagna elettorale a questo proposito, quindi io sono assolutamente favorevole a rimuovere questa strana ostilità che c'è stata nel passato consiglio comunale, dove una proposta in tal senso era stata fatta dall'assessore Lorenzo Garibaldi, che è espressione del nostro gruppo, ma che è stata sempre accantonata. Quindi io riproporrò in consiglio comunale l'istituzione del registro delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, mi risulta che per esempio ai servizi tipo le graduatorie degli alloggi popolari, mi risulta che in Toscana già funziona per le coppie di fatto eterosessuali e si potrebbe e si dovrebbe estendere anche alle coppie omosessuali. Nell'occasione mi informo che ho fatto anche la richiesta di creare il registro per le dichiarazioni di fine vita. Bene, eccoli, li avete ascoltati tutti, quindi direi che possiamo chiudere questa lunga pagina dedicata alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio. Ringraziamo di nuovo Franco Ceccuzzi, Alessandro Nannini, Michele Pinassi e Laura Vigni per il tempo che ci hanno dedicato. Mentre ricordiamo che non avete sentito il candidato Gabriele Corradi in quanto non ha dato appunto la sua disponibilità. A tutti loro comunque va il nostro in bocca al lupo per questa infuocata campagna elettorale e, una volta eletti, vigileremo sugli impegni presi oggi affinché siano onorati. Assolutamente sì. Bene, non ci resta che fermarci un attimo e darci appuntamento a tra pochissimo per il nostro scaffale. Ricordate, chi non resta con noi è un vero diverso.